All'ultimo respiro, quasi fosse un film thriller, la vittoria del Teramo arriva quando ormai nessuno ci sperava o lo temeva più, su quell'ultima palla calciata in mezzo da Di Mauro, con Serao che trova il pallone e l'angolo buono. I biancorossi di Cifaldi continuano a vincere, non conoscono ostacoli neppure in trasferta. Che la partita di Venafro non fosse una passeggiata lo si sapeva, così come si temeva di dover soffrire oltre misura. In questo caso le previsioni sono state rispettate appieno. Cifaldi può contare su Gambino e lo schiera dal primo minuto. In campo vanno per il resto tutti quelli che hanno vinto con il Cesenatico ad esordio, tranne Horta che parte dalla panchina. Il Venafro sa che se vuole mettere punti in classifica deve fare una partita tutta corsa e cuore, e così fa. I molisani, contrariamente alle previsioni, si mettono in campo in maniera speculare al Teramo, con un 4-3-1-2 che vede molto però appoggiare il gioco su Keita. Proprio il Magliano, dopo 5 minuti, si fa vedere senza fortuna. Il Teramo reagisce al decimo quando Cerchia pesca in area Arcamone, ma il colpo di testa dell'argentino è fuori misura. Al 16° il primo brivido per Farò, che è bravo nello sbarrare la porta al tentativo di Keita. Il Teramo si fa vedere di nuovo al 25° con una bella azione che si sviluppa sulla sinistra, va al cross russo, ma Arcamone ancora una volta è impreciso di testa. I molisani continuano a tenere ritmi altissimi, il Teramo va in affanno e ci vuole Farò per tenere in piedi la baracca biancorossa, come al 36° quando il portiere del Teramo usa il ginocchio per respingere una conclusione quasi a botta sicura di Riccitiello. Stessi protagonisti sul finire di tempo in pieno recupero, con Riccitiello che tira e Farò che para. In avvio di ripresa il Teramo sembrerebbe avere trovato le contromisure giuste, tanto è vero che dopo 4 minuti alla prima palla gol con Arcamone, che però scivola proprio sul più bello e fallisce l'occasione. Il Venafro capisce che non può mollare un attimo, aumenta ritmi e il Teramo va in affanno, anzi per i biancorossi si preparano 20 minuti buoni di sofferenza. Nel giro di un quarto d'ora i molisani costruiscono palle gol in quantità industriale. Al quinto è Keita, sempre lui, a chiamare Farò alla parata in due tempi. Dopo 2 minuti Serao è costretto alla chiusura in angolo su Patriciello. Sulla battuta dalla bandierina Benedetto colpisce di testa da 2 passi e Farò deve ricorrere al miracolo per evitare il gol. I molisani non mollano però la preda. Nono, ricamato, si presenta solo davanti a Farò, che dice ancora una volta di no. E quando un minuto dopo il portiere del Teramo non ci arriva, è la traversa a negare il gol a Keita. Cifaldi capisce che la sua squadra sta abbassandosi pericolosamente e allora gioca la carta che nessuno si aspetta, dentro Mario Horta e fuori Cerchia. Teramo offensivo per guadagnare metri sul terreno di gioco. Non c'è nemmeno il tempo per valutare se la mossa è giusta, perché il Venafro passa in vantaggio. Punizione dai 25 metri e Keita trova lo spazio e l'angolo giusto per battere con un preciso esterno sinistro Farò. Il Teramo per la prima volta in questa stagione è sotto di un gol. La reazione biancorossa però è quella che tutti volevano. La squadra di Cifaldi cresce vistosamente e al 23° Gambino ha l'occasione buona con la punta del piede. L'attaccante indirizza verso la porta avversaria. La palla è respinta da Russo, poi Di Mauro di testa indirizza male. Cifaldi getta nella mischia il giovane Costa Ferreira al posto di uno spento Lennart. Sono i proromi del gol del pareggio che arriva al 28°. Punizione di Bolzan. Gattari trova il colpo di testa giusto per insaccare e pareggiare il conto. Una volta in parità, fuori Arcamone e dentro Borrelli. È proprio il nuovo entrato al 37° cerca l'angolo buono, ma Russo è bravissimo a dire di no. Poi, in pieno recupero, l'ultima punizione di Di Mauro. La palla in area, il colpo di testa di Serao. Russo perde il passo e non ce la fa. La palla termina in rete e inizia la festa a biancorossa. Il Teramo non si ferma e la prima vittoria in trasferta è adesso una realtà. Abbiamo avuto carattere e volevamo vincere. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Questa è stata la nostra forza. Sicuramente il Venafro ha disputato un'ottima gara. Non ci ha messo mai, cioè ci ha messo sempre tutto in campo e non ci ha dato mai la possibilità di riuscire a penetrare centralmente. Abbiamo avuto 2-3 occasioni buone e anche loro le hanno avute, quindi dico che la partita era sull'equilibrio. Forse noi abbiamo avuto alla fine la voglia di crederci, e abbiamo rischiato il tutto per tutto, alla fine addirittura giocavamo con 3 punti e 2 trequartisti, però ci ha detto bene, siamo riusciti a vincere.